Eccolo, Percy, dov'è? Ah, andiamo, vieni, okay. Vieni Damian, andiamo qui. Ecco, dove c'è il tacchino, allora ti do il tuo grembiule se hai bisogno, okay. Io ho il mio, perché qua... Buongiorno, ben arrivato. Il Thanksgiving, poi è una cosa... Da, Daniele, Daniel, guarda, vedi, eccoci. Perfetto. Quello che voglio dire, no, che si usa essere in tanti, no, cucinare il come si chiama, è condivisione, il condivisione. È condivisione, quindi noi condividiamo anche noi, assolutamente, no? Assolutamente, noi che... facciamo un bel tacchino che non è così grande come quelli che fanno in America, però è diciamo sufficiente, è un pochino un po' più italiano, sì, perché abbiamo dei forni diversi, esatto. Abbiamo dei forni anche più naturale, forse bravo, esatto, bravo, più naturale. Infatti come ingredienti, allora salutiamo Alfio, Lorenzo Biaggiarelli, che oggi dobbiamo parlare un po' con Lorenzo, e Evelina Flacchi, Antonella Ricci, così anche Lorenzo ci aiuterà un po', il nostro Fulvio Marino che è di spalle, ma adesso poi ci vado da lui, e così ci aiuti anche un po' a raccontarci la tradizione. Allora, da cosa ci vuole il tacchinone? Ci vuole il tacchinone. Ci vuole, sì, il tacchino. Poi il ripieno è fatto con le castagne, la salsiccia, la mela, sedano, carote, cipolla, il pane. Ci abbiamo messo anche le noci, le uova, il burro, che è importantissimo, col timo, e poi un po' di formaggio grattugiato ce lo dovevo mettere dentro. Quello quindi è il tocco italiano. Sì. Poi abbiamo la salsa di cranberry, che ha i cranberry, il succo d'arancia, lo zenzero, l'acqua, un goccino appena appena di cognac e lo zucchero. È giusto, sì, tutto? Tu metti delle altre, sì, cose? Sì, mia mamma ha fatto queste sempre. Vedi? Quello, sì, ma sì, tu cucini oggi il tacchinone per la tua famiglia? Sì, sì, io faccio Italia una cosa un po' più semplice. Questo weekend facciamo di più, perché c'è più tempo, perché qui in Italia non è il giorno del ringraziamento, ma è giovedì. È giovedì, è giusto, ma è vero. Facciamo, è vero, questo weekend. Invece giustamente il weekend è uno. Se da cominciare qualcuno mi deve sbucciare la mela. Dai, Daniel, facciamo sbucciare la mela. Ma come vuoi, in cubi? Togliere sì, solo a dadini, che così la mettiamo poi insieme alle castagne, perché le castagne vanno lessate. Linee. Senti, Lorenzo, è veramente il giorno del ringraziamento, è il giorno per il ringraziamento del raccolto, no? Sì, cioè, in teoria. Sì, è per celebrare l'abbondanza, grazie a Dio per l'abbondanza e per sopravvivere un inverno difficile. È così, Lori? Sì, sì, è una festa, in realtà non si sa, ma è una festa cristiana, poi non è una festa comandata, cioè, dal pontefice, ma è una festa che hanno istituito i padri fondatori quando sono arrivati nel 1620, e volevano la Mayflower, metà erano già morti, l'altra un quarto sono morti durante l'inverno, perché arrivano nei primi mesi d'inverno, e alla fine la tradizione vuole che siano le popolazioni locali che gli abbiano detto, no, guarda che devi coltivare questo, devi coltivare questo, devi coltivare questo. Hanno scoperto il tacchino come animale commestibile, hanno scoperto il grano turco, per esempio, con cui si fa il famoso cornbread, che è un altro simbolo del ringraziamento. E dopo vedrai, perché oggi faremo un po' tutto americano, anche vedi, Fulvio vedi. Farà un pane americano, e quindi celebra non solo la fine dell'inverno, non solo il ringraziamento per i doni ricevuti, ma in un certo senso si celebra la nuova identità gastronomica del nuovo continente. Ecco, che proprio vedi, lì trova per l'identità gastronomica degli americani, momento, che non hanno una tradizione culinaria come la nostra, obiettivamente, però in alcune cose sono molto, tra l'altro loro sono molto patriottici in questo, gli americani, a differenza nostra, cioè il Thanksgiving è veramente una festa che loro festeggiano come se fosse il Natale. Sì, no? E anche di più di Natale, perché è dove tutta la famiglia arriva insieme, è molto importante. E infatti c'è una canzone di Sopra il fiume e percorso il bosco per arrivare alla casa della famiglia. Vedi? Per quello io sento così oggi, perché bene, sono bello, arrivato dal bosco. Sei arrivato dal bosco e sei arrivato dalla casa di famiglia. Perse, cosa hai fatto tu? Hai preso le castagne? Allora, io ho preso le castagne bollite, no? Le bollite, esatto. Le ho messe qua dentro, le ho schiacciate proprio con le mani, insieme anche al formaggio grattugiato. Ecco che voi non mettete, no? No. Il formaggio grattugiato, no, è un'aggiunta. No, ma non è un tocco italiano. L'ho italianizzato un attimo, perché io ho degli amici in California, no? Quindi me l'ha proprio data la mia amica Diana questa ricetta, perché sai, noi l'abbiamo, e lei che aveva il papà di Parma dice, no, io un po' di formaggio ce lo metto dentro, effettivamente era molto buono. È giusto. La salsiccia. Che ci va, no? La salsiccia è importantissima, sì, no? Nel un po' di maialitudine ci vuole sempre, un po' di maialitudine ci vuole, un po' di maiale dentro. Quindi anche prendiamo, perché il tacchino è un po', ha le carni un po' bianca, cioè non è un po' stupaccioso, sì, si aggiunge un po' di gusto, ma anche tiene il tacchino umido. Esatto. Che, può essere secco questa parte del petto, e tutto questo ripieno aiuta per tenere tutto questo piatto umido. Perfetto. Allora, io intanto ho soffritto la salsiccia con un po' di cipolla. Non va cotta, va solo insaporita, eh? Sì. Qua mettiamo anche, allora, io uso il pane grattugiato, qualcuno mette anche il pane ammollato, ma diventa troppo morbido il ripieno, poi quando lo tagli tende a sfaldarsi.
scottato con un goccino di brodo, sì, e ci mettiamo anche un po' di cannella dentro, appena appena. Cannella, ci va? Il profumo della cannella. Sì. Ecco perché qua fa già Natale la cannella. Ci mettiamo anche le mele, Daniel. Mettiamo per le cortesia. Mele, Daniel. Con ecco la buccia, qua. Così proprio, sì. La renetta, sì, la mettiamo proprio con la buccia così. Lui ha fatto dei dadi americani, noi li facciamo un po' più piccolini. Sì, vabbè, ma è giusto, perché poi loro hanno questi tacchinoni che sono davvero sono molto più grandi di questo. Tra l'altro in America si parte 4-5 giorni prima, il tacchino si brina, si lascia in questa grande vasca con l'acqua e il sale, perché è talmente grosso che se non vai a togliere umidità interna con la brina diventa sempre stufoso. Aspetta, vai piano piano, l'hai messo adesso le mele, poi le noci. Le noci e le uova dentro. E le uova che mette Daniel direttamente là. Direttamente qua dentro. Facciamo questo impasto. Vedi, lui bravo, le prova prima le uova, vedi, è uno giusto, Daniel, le prova perché devono essere perfette. Prego. E via. E questo è il ripieno. Questo vedete il ripieno, che comunque vale, adesso noi ve lo insegniamo per il Thanksgiving, ma se uno vuole farlo a casa per qualunque altra ricorrenza, è una bella idea, perché ha le castagne che sono di adesso, le noci, esatto, quindi fa anche molto bene, le mele, il pan grattato, un po', cosa hai messo? La salsiccia, la cipolla, un po' di cannella. È il giorno del Thanksgiving, no? Così. Non priviamoci. Va bene, intanto che noi, è giusto, intanto che noi amalgamiamo bene qui, diamo un minuto, anche meno, di gold e torniamo. I due Daniel, cioè Daniele Presegani e Daniel McVicar, per riempire il tacchino del ringraziamento. Infatti io sto allora, già stai già riempiendo, perché ora che lo fai tutto. Intanto che lo riempi, ricorda ancora una volta come abbiamo fatto questo ripieno. Allora, abbiamo schiacciato le castagne cotte insieme al formaggio grattugiato, poi abbiamo aggiunto la mela renetta a dadini, la salsiccia saltata con la cipolla, i gherigli di noce, la cannella e due uova e il pane grattugiato. Il pane grattugiato scottato con un po' di brodo, esatto. Un po' di brodo che l'ha ammorbidisce. Anche tutto provato dell'americano. Io dico, questo è giusto, giusto, giusto. Grazie. È giusto, giusto, giusto. Sì, no, Daniel, perché se c'è qualcosa di diverso. Grazie. Solo l'unica cosa che Daniel ha detto, noi non mettiamo il formaggio grattugiato. Forse è meglio così. Magari poi lo assaggi. Prova, dai, poi lo assaggi. Allora, la cosa più importante è però l'aspetto balsamico di questo tacchino. Quindi dobbiamo fargli un po' una crema emolliente col burro e il timo da mettere poi sul petto prima di metterlo nel forno. Quindi... Mi fai un favore, mi lavori il burro qua dentro con il timo sfogliato? Sì. Una crema emolliente è bella. Metti dentro il burro, trattamento estetico. Tutto, perfetto. Io adesso riempio bene il tacchino. Ecco, così lo schiacciamo per bene. Magari poi dopo ti do una mano. Se tu hai un bambino che è nato in Italia, no, Pietro, che ha 10 anni. Gli hai insegnato a parte l'inglese, immagino di sì. Sì, lui parla inglese benissimo, anche italiano, meglio di papà. È giusto, no, perché il fatto che la mia bambina, ad esempio, parla francese, questo è molto importante, no? Sì. Ma apprezza anche il tacchino ripieno, cioè gliel'hai fatto gustare un po' di tradizione. Anche lui piace la cucina, fa la cucina, ma soprattutto per lui è basket. Lui gioca basket, pallacanestro di mattina e sera. Ma è bello, anche questo è lo sport molto americano, il basket. Ma io dopo lui sempre ha fame, per quello può mangiare. Vedi, questo è il grande vantaggio di chi fa sport, lo dico sempre. Vedi, comunque si vede che tu hai manualità, si vede che sei un cuoco, che ti capita di cucinare, che non è... Sì. Perché quando lo vedi subito quando una persona non ha dimestichezza. Sì. Adesso lo stai chiudendo con... Ho voluto usare le mani. Sto facendo... Poi, adesso sta cucendo il... Sì, perché così il ripieno non esce, quindi cuciamo bene tutto, che così almeno il ripieno rimane dentro. Ma quanto ci vuole per cuocere i vostri tacchinoni, quelli proprio grandi grandi? Ore e ore? Dipende dal peso, ma può essere 3 ore, 4 ore. Mia mamma ha messo dentro e dopo 2 ore ha chiuso il fuoco, ma ha lasciato nel forno per 2 ore in più. Questo è stato il suo sistema. Questo quanto avrà di cottura invece? Qua ci vogliono 3 ore e mezza, 4. Anche qua. In America dicono 55 minuti per pound. Quindi un'ora per pound, un'ora per chilo. Un'ora per chilo più o meno, però a 170 gradi, quindi una temperatura più bassa. Questa è un 3 kg di tacchina, un 3 ore ci vogliono. Allora, sedano, carote e cipolle che abbiamo avanzate, le mettiamo nel fondo di cottura. Sì. E spennelliamo. Poi mettiamo tutto il burro sopra al petto e andiamo ad infornare, aiutandoci anche con un po' di brodo. Quindi magari durante la cottura vai pure sul petto. Ecco, vai. Così che gli mettiamo una bella crema emolliente, un bel impacco. E mettiamo sale e pepe. Uso le mani qui o no? Qua assolutamente, se vuoi. Ma che bravo, Daniel, bravissimo.
bravissimo e vai. Bravo. Bisogna massaggiare bene sto tacchinone, sì, qua, perché sennò dopo diventa troppo secco, diventa stoppaccioso. Bravissimo. Non va bene, e anche se diventa più tranquillo questo tacchino. Esatto. Sta bello tranquillo, insomma. Massaggiato, così è perfetto. Il forno, mi raccomando, tenetelo 170 gradi, non troppo alto, 3 orette ci vogliono. Quindi è un po' ecco, della festa. Ho fatto casino, basta, sono ferma. Allora, io lo prendo e che... E poi però il tacchino non può essere servito se non con una salsa. Esatto. Che è la salsa... Di cranberry. Esatto. Cosa esattamente? Sono il cranberry è un mirtillo selvatico. Il mirtillo selvatico, rosso, vedete, è un po' di mirtillo selvatico. Che questa è una frutta che anche viene di Massachusetts, dove abiti. Dove abiti tu? Dove sei nato, sì, tu? No, sono nato in Missouri, ma mia figlia abita in Massachusetts ora. Ma cranberry è una frutta tipica di là. Quanti ragazzi hai, Dani? Io, ma uno in cielo, io Maisie in Massachusetts e Pietro a Torino. Quindi una femmina e un maschio? Sì, sì, sì. Sì, che sì, vanno sì d'accordo, si vedono? Sì, sì. Beh, sì, uno sì è più grande, lui è più piccolino. È un'altra generazione, ma sono molto complice. Senti, guarda la Rai, la potenza della Rai. Io adoro la Rai perché ha le teche. Io adoro le teche perché nelle teche si trova tutto. Io teche è un programma che lo metterei tutto. Tutti i giorni, qua, lo dico, bravi a chi lo fa, perché hanno recuperato le immagini nostre, Daniel, di quando sì eravamo ragazzi. Guarda, no, ma guardate me com'ero! Cioè, oh, mamma! Guarda, ecco, io e te! Oh, guarda! Per la nostra trasmissione. Una cosa. Come eravamo magri! Con questo nome. Come mai? Ma come parlavo lenta! Sempre come sono innamorata di te, lì, Vedi? Ma ho ragione. So people would call me Daniel. Ho lasciato così, gli altri avrebbero potuto non chiamarmi Daniel. Non parlavi ancora bene italiano. So please call me Daniel. Ma chiamami come vuoi. I left the... Cioè, questa è una roba dannata, una roba assurda. Cioè, Adesso basta. Basta. Era abbastanza. Fino a quando noi avremo il piacere però di vederti in Italia? Oh, you'll see me for two more mi vedrete years, ancora per 2 anni. Per 2 anni, vedi? E invece, dice, ci vedete ancora per 2 anni. Invece ti abbiamo qui da sempre, Dani, che bello. Siamo uguali. Hai visto? Meglio, secondo me è meglio. Però secondo me siamo, insomma, anche un po' migliorati, no? Perché, insomma, non ero troppo magra io, scusate, ma ero troppo magra. Però guardate che bello, qua dovrebbe essere l'88-89, perché poi io sono andata nel 90, 89 quando nasceva Lorenzo Biagiarelli, 89 io poi sono andata a Roma per fare i mondiali di calcio e poi sono rimasta, ho fatto tutta la mia carriera romana, ma lì era proprio ancora qui sì la Rai dove ho cominciato. Allora, ma che bello, che bei ricordi. Ho messo lo zucchero, scusami, no, figurati, ci mancherebbe. Ho messo lo zucchero, i cranberry, il goccino di aceto, un pochino di succo di arancia, lo zenzero e poi per rassodarla appena un attimino lo possiamo fare tranquillamente con un po' di fecora sciolta nell'acqua, se ecco, vogliamo una salsa densa. Dopo 10 minuti, perché è velocissima questa salsa, da così diventa così. Con il make-up, facciamolo esatto vedere. Quindi come diventa. Da così, ecco, a così. Esatto, diventa così. Così densa. Poi abbiamo da il mettere. Il tacchino lo mettiamo nel forno. Diciamo che chiaramente. Noi, tu sei arrivato qua all'alba per cuocere il tacchino praticamente. Ha dato le tre chiavi ore, ieri, eh? Ha dato le chiavi, venuto qua, alle 6 di stamattina, hai messo sul tacchino. E infatti perché eccolo qua. È vero che noi abbiamo dei forni dove massimo ci sta un tacchino di 3 kg obiettivamente. Di più. Allora, guardate che roba. L'hai tacchino, anche coperto? L'ho coperto perché questo qua è già lo step successivo. Quindi l'abbiamo tolto dalla salsina e questo è il risultato di questa tacchina bella dorata. Bravo. Dai, allora la salsa sì ci servirà, poi tutto quello che è rimasto nel fondo di cottura sì l'abbiamo frullato insieme alla salsa. No, l'abbiamo frullato a parte, diventa così, una sorta di gravy. Ma guardate, sì, sì, la crema, la cosa di cottura è tanta, perché il tacchinone è grande. Guardate poi come dovete diventa mettere del brodo ogni tanto per andare a evitare che si asciughi il burro che è colato tutto. E questo è il risultato di questa salsa. Che sì, ora prendiamo la tacchina, la mettiamo sulla piattone. Aspetta, sì, che la prendo. La lasci intera? La lasciamo così. Ovviamente gli tiriamo via i laccettini perché... Aspetta che scotta ancora un po', ma non tantissimo. Attenta, è Anto che scotta. No, appena, dai.
il ripieno appena appena è uscito lo scamiseria. No, è bello fatta, che si veda. Però è buono, quel ripieno lì. Mettiamo le due salse nelle salsiere, quindi mettiamo questa. Di solito viene servita anche con delle mashed potatoes, no? Sì. Con delle patate schiacciate, sì, che sì, vengono servite anche insieme. Anche con le patate dolci. La patata dolce, esatto, quella americana. Anche. E mettiamo anche l'altra salsa, che è quella di cranberry, dentro nella salsiera. Ah, sì. È un po' acidulosa, è quella che è buona, capito? Perché sì, con questo piatto... è un po' agrodolce. Senti, come sì, contorno di solito che cosa si fa? Le patate? Cosa si fa come contorno, come verdura? Con patate, qualcosa, anche qualche verdura verde. Fagiolini spesso? Ah, fagiolini. Fagiolini. Okay. Allora, siccome poi lo taglia il capofamiglia... Capofamiglia, il tocca a Daniel. Bisogna vai, che, insomma, all'ospite ci faccia vedere come nel... che sia. Prima... è il capofamiglia che taglia, quindi questo è un... vedi, con le mani anche, certo. Okay, così. E poi si taglia a pelle. Come? Ripieno? Il pinte, oh, ripieno che buono. Ah, oh, sì, ho finito perché okay. Eccolo qua. E ripieno, prendiamo dopo. Poi, esatto. Ma questa, poi, è la parte... questa è la parte che a loro piace, cioè il petto, il petto, no? Il petto. Con, perché poi lo riempiamo di salsine e questo è meraviglioso. Ah, rimane bello morbido. Daniel, sì, Daniel McVicar con Daniele Persegani per questo tacchino. Grazie. Del ringraziamento. Tanto oggi resti con noi.